Ciao a tutti, in bici Passione sui pedali, questo mese per voi ho fatto un test di durata su un gruppo trasmissione della Shimano che è un po' una garanzia, un gruppo famosissimo che si conosce da anni e che lo scorso anno 2017 è stato rinnovato in maniera importante. Parlo del gruppo Ultegra che Shimano Italia ci ha dato l'occasione di testare sia in versione elettromeccanica con freni rim brake sia in versione meccanica con freni disc brake, quindi due piattaforme completamente diverse, diametralmente opposte ma rappresentate dalla stessa classe di componentistica. Andiamo a vedere come vanno, come funzionano e quali sono i feeling di questi componenti. R8000 per il gruppo meccanico, R8050 per il gruppo elettromeccanico, ma a parte le sigle che codificano i due nuovi reparti trasmissione Ultegra, quello che li accomuna è un salto di qualità notevole rispetto al precedente Ultegra. Parliamo sempre di gruppi ad 11 velocità, ma che in questo caso hanno una capacità del cambio notevolmente migliorata. Si arriva addirittura all'11.34 come scala di pignoni, che quindi apre degli orizzonti completamente nuovi all'Ultegra, che va verso destinazioni d'uso anche gravel, perché no, o fuori stradistiche se non altro. Le differenze sono anche nel livello qualitativo dei componenti, che sono mutuati direttamente dai gruppi di classe superiore Durace, che a sua volta 2 anni prima aveva fatto un salto di qualità notevole. Passiamo alle specifiche dei vari gruppi, cominciando dal gruppo elettromeccanico, l'8050. Così come il Durace, il nuovo Ultegra di iTwo è completamente interfacciabile con la piattaforma iTube, che permette di collegare il gruppo in via wireless a qualsiasi device esterno attraverso un protocollo di trasmissione Bluetooth. Questo significa che attraverso un computer, un laptop o uno smartphone è possibile gestire, modificare e fare la diagnostica di tutto il gruppo trasmissione. Passiamo adesso al feeling, alle sensazioni di utilizzo di questi due nuovi gruppi della Shimano che abbiamo montato per l'occasione su due biciclette Argon 18 messe a disposizione da Beltrami, che di Argon 18 è il distributore. Le biciclette sono state montate direttamente da Shimano Italia. La Nitrogen Pro è montata con un gruppo elettromeccanico e freni rim brake, mentre la Gallium Pro Disc è montata appunto con un gruppo Ultegra Disc e un gruppo meccanico. La differenza più eclatante è la differenza di peso, che è relativamente indicativa, perché nel peso totale di una bicicletta sappiamo che incidono soprattutto le ruote, tant'è la versione rim brake ha fatto fermare l'ago della bilancia a 7,3 kg, mentre la versione disc brake 7,850 kg, quindi 550 grammi di differenza, che sono anche meno rispetto a quello che tanti pensano pesare in più una bicicletta disc brake rispetto a una bicicletta rim brake. La differenza più importante però è nelle sensazioni, nelle caratteristiche e nel feeling di frenata, che nel caso di una bicicletta disc è totalmente diverso rispetto a una classica bici rim brake. Le sensazioni però, come dicevamo, sono diversissime. Avere una bicicletta con freni a disco permette non solo di avere prestazioni superiori in discesa sul bagnato, no, questo è l'ultimo dei vantaggi che può avere un freno a disco. Un freno a disco su strada ti permette di avere una decelerazione più modulabile, ovviamente più potente in qualsiasi situazione, e soprattutto, a differenza di un freno caliper che agisce nella parte periferica della ruota, ti permette di non avere interferenze nella esecuzione della curva in tutti quei momenti, e sono tanti in bicicletta, in cui si sbaglia una curva e si arriva magari troppo lunghi e si pinza il freno proprio nell'esecuzione della curva, andando così ad incidere sull'equilibrio. Questa cosa non accade affatto con il freno a disco. Con un freno a disco correggere eventuali errori è molto più facile. Non solo, la presenza sull'emisfero sinistro dei rotori e delle pinze permette in qualche modo di bilanciare quello che sulle biciclette tradizionali è quella dismetria di pesi che si crea a causa della presenza della guarnitura, del deragliatore e del cambio posteriore, che in qualche modo spostavano il baricentro della bici sulla destra. Utilizzando il rotore, i due rotori e le pinze, il peso viene in qualche modo bilanciato, e anche di questo la sensazione di guida va a beneficiarne moltissimo.